Ciao, vi chiederete come mai sono sdraiata in un letto? Perché sto facendo un video un po' diverso dal solito. Questo nuovo format si chiama Pillow Talk, tradotto in italiano vuol dire chiacchiere da cuscino. È un format un po' particolare che mi è venuto in mente perché io quando sono triste o depressa o ho bisogno di sfogarmi, mi metto a letto e mi rannicchio nel letto. E ho pensato che su YouTube bisogna vedere tutte le parti di una persona, almeno per quanto riguarda me, io voglio essere sincera con voi in tutti i sensi. E quindi magari posso anche sfogarmi con voi. Sì, c'è Cappuccino Time, ma quello è un altro tipo di sfogo. È uno sfogo un po' più intimo, un po' più da letto. Quei momenti in cui sono triste, mi metto qui e torno felice insieme a voi. Anche perché parlerò di argomenti che probabilmente toccano un po' tutti: i problemi dell'esistenza, i problemi della crisi, non proprio di mezz'età, una crisi adolescenziale quando stai per entrare nell'età adulta, ma non sai proprio bene cosa vuoi fare di te stesso. Io in questo momento sono in quella fase, sinceramente. Tante cose che voglio fare, ma mi sembra di non riuscire a realizzarne nemmeno una. E so che può essere solo una sensazione, quando in realtà sto andando più avanti di quello che sembra. Il tema del Pillow Talk di oggi, infatti, è cosa ne sto facendo della mia vita. Ah, mi sono dimenticata di dirvelo prima, ma il senso di questo Pillow Talk è che voi lo vediate a letto. Quindi, se non siete a letto, sdraiatevi e mettete il cellulare in verticale in modo che sembra che stiamo parlando faccia a faccia. Così è più bello. Anche perché in questo momento al posto della camera io sto immaginando tutti voi. È molto più confortante, soprattutto per la mia autostima, pensare che in realtà ci sono migliaia di persone che mi stanno guardando e ascoltando in questo momento e non sono sola come credo. Cosa ne sto facendo della mia vita? Che domanda. Molti di voi sanno che sto scrivendo un romanzo e allo stesso tempo sto scrivendo la sceneggiatura del romanzo perché uscirà anche un cortometraggio scritto e diretto da me su questo romanzo. E ti assalgono mille ansie quando fai una cosa del genere, andrà bene, piacerà, sono capace, non sono capace. Quindi prendo un attimo in considerazione quello che mi hanno scritto tante persone. Tanti mi chiedono: Charlie, ma tu cosa fai? Io non so cosa fare, la tua università com'è? Magari prendo la tua, non lo so, non so cosa voglio fare da grande. In realtà nemmeno io sapevo cosa volevo fare da grande bene. Avevo delle idee, ma nessuna davvero sensata. La cosa bella della nostra età è proprio questa: puoi cambiare quando vuoi. Della vostra età, in realtà, ormai io sono un po' andata avanti, anche se in realtà anche a 40 anni puoi cambiare strada se vuoi, non è così difficile. Certo è, quando ne hai 16 è molto più semplice sviare all'ultimo e prendere una strada che non pensavi sarebbe stata la tua, come è successo a me, proprio a 16 anni. Quando ho aperto un canale YouTube ho capito che creare contenuti era quello che mi piaceva. Ora che siano contenuti sul web, contenuti tipo film, serie, cortometraggi e adesso addirittura un libro, quello che volevo era comunicare. E adesso voglio comunicare. Questo format è stato creato anche un po' per questo, per comunicare a voi sensazioni, emozioni. Adesso sto anche cercando cosa voglio comunicare. Ho 21 anni, quest'anno 22. Devo trovare anche un po' il mio linguaggio adesso. Oddio, in questi anni l'ho sviluppato, ma non è ancora perfetto, devo perfezionarlo. E mi sono chiesta: cos'è che comunico a chi mi segue? Ho pensato subito al titolo del mio coming out, Il coraggio di essere se stessi. Ed effettivamente è proprio questo che voglio insegnarvi. Poco fa ho ricevuto un commento che non mi è tanto piaciuto. Ne ricevo tanti, però quello lì era così forte che mi ha un attimo, non dico ferita, però mi ha destabilizzato un secondo. Ed è forse il motivo per cui in questo momento sono nel letto a parlare con voi. Questo commento recitava delle parole non proprio carine nei miei confronti, riferito ovviamente alla mia omosessualità. Allora io ho screenato questo commento e l'ho messo nelle storie. Non ho avuto paura di questo commento perché io non ho paura di quello che sono. E se la gente ha un problema con quello che sono, non è colpa mia, è colpa loro. E questo vale per tutto, bisogna sempre avere il coraggio di essere se stessi. Non mi riferisco solo alla propria sessualità. Anche se vuoi fare un lavoro che magari i tuoi genitori non appoggiano. Anche io quando volevo aprire un canale YouTube, mia madre non era molto convinta. Però l'ho fatto e l'ho fatta ricredere, perché sono riuscita a costruirmi un pubblico. È ovvio che ci vuole impegno, passione, dedizione, non andrà subito bene. E forse non andrà bene neanche dopo un po', ma prima o poi ce la si fa. Ed è quello che dico a me stessa, lo sto dicendo a voi, ma in realtà sto anche cercando di dirlo a me stessa. Il problema è che quando si vede uno youtuber o qualcuno che comunque sembra essere lontano da noi, in realtà non siamo lontani. Abbiamo le stesse paure, gli stessi dubbi, anche se a volte non le si fanno vedere nei social o sui nostri profili. Non sempre devi far vedere tutto. Però a me piacerebbe in realtà, ed è per questo che sto facendo questo video. Tutti noi abbiamo tante debolezze, però questo non deve mai intaccare il nostro coraggio nell'essere noi stessi. Quindi se volete fare un lavoro che i vostri genitori o i vostri amici non approvano, però sapete che è la vostra strada, fatelo. Poi magari scoprirete che la vostra strada è un'altra. Ma voi non avete idea delle migliaia di possibilità che si aprono prendendo una scelta, molto più che
non prendendolo affatto. Non per niente Dante Alighieri ha messo gli ignavi in un girone a parte, anzi non sono nemmeno in un girone, sono ancora prima di entrare all'inferno. È l'errore più grande che potete fare, non scegliere. E quando dovete scegliere, scegliete sempre prima voi stessi, non per una questione di egoismo, ma perché chi vi ama sarà comunque felice. È un periodo difficile per me, è un periodo di transizione. Adesso sto per scrivere e pubblicare un libro, il primo libro che abbia mai fatto. Spero non l'unico, perché in realtà, come ho già detto, ho sempre voluto fare la scrittrice. Sto per girare un cortometraggio tratto dal mio libro, diretto da me. Sono responsabilità grandissime. Quello che mi dà forza è sapere che comunque ci sono tante persone al mio fianco. Non perdete mai la voglia di fare, il carburante del mondo. Quindi la domanda di questo video, la domanda che c'è nel titolo è: cosa ne sto facendo della mia vita? Ho 20 anni, mi sto costruendo un pubblico, mi sto costruendo un linguaggio. Non devo aver paura, la mia vita non è finita, non è nemmeno vicina alla fine, o almeno spero. Ancora tanti anni, tanti mesi. È che a volte mi paragono troppo agli altri, ma è sbagliato, non devo paragonarmi agli altri. Ognuno ha la sua storia, ognuno il suo percorso. Magari altra gente si paragona a me, chi lo sa, devo lavorare duro. Questo è l'importante. Che tu abbia 16 anni, che tu ne abbia 30, che tu ne abbia 100. L'importante è sempre non mollare mai, lavorare duro. Quindi cosa ne sto facendo della mia vita? Sto costruendo, mattone dopo mattone, piano piano. Non devo avere fretta di correre. Le cose arrivano con calma, ne sono sicura. Anche per voi. E voi cosa ne state facendo della vostra vita? Prendete tutti i lati positivi, metteteli insieme, scrivetemi nei commenti. Voglio leggervi, voglio vedere voi per cosa state lottando adesso. È bello sapere che altri lottano insieme a te, magari per obiettivi diversi. Però stiamo lottando insieme, dopo tutto. Non c'è differenza di età, non c'è distanza. Siamo le stesse persone, siamo la stessa cosa. Quello che ho fatto io potete farlo anche voi, con amore, passione, impegno. A volte queste cose vengono prese in giro, ma sono davvero importanti. Perché nei momenti difficili, quando stai per mollare, quello che non ti fa finire del tutto è proprio l'amore per quello che fai, la passione per quello che stai facendo. Io vorrei lanciare tutto all'aria, finire tutto. Quello che penso è... penso a voi, sempre. Siete il mio carburante, insieme alla mia ragazza, anche lei mi aiuta tanto. Leggere i vostri messaggi, vedere che tante persone sono state aiutate da quello che ho fatto, che ho detto. Quello sì che mi crea una forza, mi dà una forza che non avete idea. Sto comunicando col mondo, sto comunicando con voi. E voglio comunicare un messaggio positivo. Da ora in poi, da oggi, tutto quello che farò sarà per comunicare. Il messaggio più importante è che non avevo capito fino ad adesso, che viene dal profondo delle mie viscere, ovvero... voglio che tutti sappiano quanto è importante il coraggio di essere se stessi, sempre. Mi ha fatto bene parlare con voi, spero che questa chiacchierata sia piaciuta anche a voi. Questo formato uscirà ogni volta che ho bisogno di darmi un po' di forza e magari spero di darne un po' anche a voi. È bello parlare con voi qui. Ora vado, devo tornare a scrivere. Grazie per avermi ascoltato. Ciao.